21 marzo, equinozio di primavera. Mentre percorre la sua orbita, la Terra, a causa dell'inclinazione dell'asse, si rivolge al Sole in modalità differenti nel corso dell'anno. E questo fenomeno dà origine alle stagioni. Ad alcuni specifici giorni, gli astronomi danno rilievo speciale: i solstizi, invernale ed estivo, e gli equinozi, d'autunno e di primavera. Il termine equinozio deriva dal latino e significa notte uguale. In tutto il pianeta la durata del giorno è la medesima di quella della notte, 12 ore. I raggi solari incidono perpendicolarmente all'asse terrestre. Durante il moto di rivoluzione, il Sole si trova allo zenith dell'equatore. Ciò accade due volte l'anno a 6 mesi di distanza, a marzo e settembre del nostro calendario civile. Nell'emisfero boreale, l'equinozio di marzo segna la fine dell'inverno astronomico e l'inizio della primavera astronomica, mentre quello di settembre termina l'estate astronomica e introduce l'autunno astronomico. Viceversa accade nell'emisfero australe. L'equinozio di marzo è anche detto punto vernale, punto dell'ariete o punto gamma, dalla lettera minuscola greca la cui forma ricorda la testa d'un ariete, mentre l'equinozio di settembre viene anche chiamato punto della bilancia o punto omega. La linea degli equinozi, a causa di un fenomeno astronomico detto di precessione, si sposta nel tempo compiendo un giro completo in senso orario in 25.800 anni. La Terra assume quindi inclinazioni opposte ogni 12.900 anni. Una delle conseguenze è che al termine di questo lasso di tempo tocca alla brillantissima Vega assumere il ruolo di stella polare. La scienza meteorologica, invece, come inizio delle stagioni, assume convenzionalmente il primo del mese. Per i colonnelli che ci spiegano le variazioni di isobare, venti e nubi, la primavera è entrata già da 3 settimane.